Oggi vedremo come si può scrivere una lettera formale. In certi casi è necessario usare un registro più formale di quello colloquiale. Noi ci centreremo nel corpo della lettera. In primo luogo si scrive il mittente. Chi spedisce la lettera? Mettiamo il nome del mittente, il suo indirizzo. Si può indicare il telefono e la sua email. Tutti questi dati si scrivono in alto, a sinistra. Mettiamo la data e il luogo. Quando si scrive, dove si scrive? Il luogo è quello nel quale la lettera è stata scritta. La data è quella di quando è stata scritta. Si scrivono in alto a destra. Dopo si scrive il destinatario. Chi riceve la lettera? Si mette il nome e l'indirizzo del destinatario in alto a destra. Normalmente si scrive nella prima riga e si può usare la formula alla cortese attenzione di o aspettabile. E dopo si può indicare il titolo della persona, dottore, per esempio. Dopo si scrive l'oggetto. Riassume il contenuto emotivo della nostra lettera. Si scrive in alto a sinistra. Normalmente si scrive la parola oggetto in maiuscolo. Il corpo della lettera è il contenuto. È costituito per introduzione, parte centrale e conclusione. All'inizio si può usare egregio, gentile, gentilissimo, gentilissima o il generico signore, signora. Formula di chiusura. Saluti finali. Esempi. Distinti saluti. Cordialità. Cordiali saluti. La ringrazio per l'attenzione e la saluto cordialmente. Le porgo i miei cordiali saluti. Finalmente si scrive la firma in basso a destra.